Quando noi parliamo del paesaggio veneziano, un elemento importante che lo rende riconoscibile sono le finestre, fatte con lo stile gotica veneziana. Oggi proviamo a dipingere insieme una finestra fatta ad arco fiorito e guardiamo cosa viene fuori. Ora prepariamo il materiale da disegno, un foglio d'acquarello, lo attacchiamo su supporto rigido e partiamo. Prima dobbiamo decidere quanto grande sarà la nostra finestra rispetto del foglio. Io prendo foglio un quarto di foglio grande e vi ricordo che abbiamo foglio d'acquarello, quindi i segni della matita non devono essere troppo marcati, quindi segni leggeri, e presso poco io farei così altezza della nostra finestra. Dopo, quando abbiamo deciso più o meno quanto grande la vogliamo, dobbiamo stabilire il rapporto tra larghezza e altezza, quindi dobbiamo con la matita misurare quante volte larghezza della finestra ci sta su altezza. Guardiamo un attimo, una, due e tre volte. Quindi se io decido di fare la finestra larga così, provo a vedere se questa larghezza ci sta in altezza tre volte. Una, due e tre. Dovrei fare un attimo più alta, quindi alzo questo segno sopra un attimo per riportare correttamente questo rapporto. Allora riproviamo. Allora, una volta, due e tre. E allora ci siamo. E quando noi abbiamo stabilito larghezza e altezza, possiamo completare il rettangolo dove inseriamo la nostra finestra. Eccoci qua, è venuto rettangolo. Come vedete, la finestra ha una forma simmetrica, quindi la parte sinistra uguale alla parte destra. Quindi per avere la finestra simmetrica, io adesso devo segnare l'asse della simmetria. Praticamente dobbiamo dividere a metà questo nostro rettangolo. Ora proviamo a vedere. E questa stessa misura riportiamo anche sopra, quindi così noi possiamo tracciare l'asse della simmetria. Così. Eccoci qua. Quindi questa la linea che quale ci aiuta a controllare la parte destra e la parte sinistra. Come vedete, la finestra propria ha sempre la forma di un rettangolo. E guardiamo senza l'arco rapporto tra larghezza e altezza. Vediamo quante volte ci sta larghezza della finestra, che abbiamo già misurato una volta, quante volte ci sta su altezza senza l'arco. Allora riprendiamo la matita, una e praticamente due volte, e un terzo occupa l'arco. Ora riportiamo questa osservazione sul disegno, quindi sempre la nostra larghezza, una volta e due, quindi questa la misura della finestra, e un terzo rimane per nostro l'arco. E adesso noi dobbiamo fare questo l'arco fiorito, come lo chiamano, quindi ha questi tre elementi, tre petali, e guardiamo rispetto di larghezza, sempre quante volte, quanto grande questo petalo centrale e quanto spazio occupano questi laterali.
Ora prendiamo la misura di petalo largo, dove la parte più larga in assoluto di qua, e guardiamo quante volte ci sta su altezza dell'arco. Una volta e due, praticamente larghezza di petalo centrale uguale a metà dell'arco. Quindi se io riprendo la misura di metà dell'arco e riporto a destra e a sinistra dalla lassa della simmetria, io ricevo larghezza di petalo centrale, petalo grande. E dopo facciamo stessa misurazione in altezza, guardiamo quanto alto questo petalo, quindi prendiamo sempre la misura con la matita e vediamo praticamente quasi due volte di altezza dell'arco occupa questo petalo. Quindi se io spazio dalla punta fino all'inizio della finestra divido a metà, quindi vediamo sempre, cerchiamo di verificare le misure a metà, quindi noi scopriamo questo praticamente questo retta quasi quadrato posto dove dobbiamo inserire questo petalo grande. Ecco, e dopo proviamo a disegnare con le linee così un po' squadrate la forma dell'arco. E dopo questi due petali piccoli, quindi viene una forma così. Eccoci qua. E poi possiamo un attimo precisare, quindi fare più graziosa la forma, osservando la foto referente, sempre controllando che la parte destra uguale alla parte sinistra. Dobbiamo arrotondare praticamente questo arco grezzo che abbiamo disegnato prima. Come vedete è venuto questo fiore particolare e adesso scendiamo giù e mettiamo in evidenza il telaio della finestra. Quindi di qua noi abbiamo la cornice della finestra, quindi si raddoppia a destra e a sinistra dalla lassa della simmetria. E la forma, vi ricordo, sempre viene ricercata, quindi il lavoro con matita non è sempre viene perfetto al primo colpo, quindi se qualche linea non è venuta bene possiamo cancellarla e correggere. E anche dalle parti laterali facciamo questo spessore del telaio della finestra. Ora così. E siccome, come vedete, la finestra di sera si chiude con i balconi, larghezza di una anta di balconi è uguale a metà della finestra, quindi io questo rapporto, questa larghezza di metà della finestra riporto a destra e dopo a sinistra, lasciamo piccolo spazio per lo spessore, per le cerniere della chiusura e riportiamo questa misura. Come vedete, quando riusciremo a trovare una certa logica nel disegno, tutta una conseguenza, un rapporto diventa molto semplice il lavoro. E stessa procedura facciamo a sinistra, quindi lasciamo spazio per chiusura, per lo spessore, e metà portiamo anche qua. Così siamo sicuri che la finestra si chiude bene di sera. Ecco. E poi possiamo abbozzare anche questo tendone rosso, di colore rosso veneziano, Bordeaux, che quando la finestra è aperta, questa tenda protegge dal sole. E adesso dobbiamo fare più particolare. Come vedete, noi vediamo
la cornice già non del vetro, alla cornice di tutta la finestra, questa cornice bianca, che di qua noi abbiamo una specie di colonnine che vanno giù, e di qua questo davanzale molto importante. Quindi adesso noi proviamo a tracciare larghezza della cornice, così queste colonnine, e riportiamo larghezza di davanzale, e prima disegniamo come le forme geometriche semplici, sempre guardando il rapporto tra destra e sinistra, che dalla lassa della simmetria devono essere sempre le misure uguali. Ecco. E di qua la forma della cornice ripete la sagoma della finestra, quindi noi riprendiamo la sagoma e facciamo solo più larga, così, così l'arco diventa appuntito. Eccoci qua. E poi, come vedete, la forma, come vedete la forma, o di qua o sulla foto, come vedete, forma di questo petolo è un po' più frastagliata, quindi anche noi cerchiamo di creare questo particolare, quindi questa forma viene fatta con un frastaglio così, e la cornice ripete questo movimento a sinistra e a destra, dentro c'è questo rilievo, quindi praticamente la linea si ripete anche a metà della cornice. Che dà più volume alla finestra, questo decoro. Adesso manca lo spessore del muro, che noi vediamo leggermente dove c'è il nostro arco, quindi noi raddoppiamo dentro la finestra la linea della sagoma. Anche prima abbiamo fatto esternamente sulla cornice, e adesso dobbiamo fare lo stesso lavoro dentro la finestra. Leggermente si vede questo spessore del muro. Ecco, quindi questo che dà sempre, ripeto, senso di profondità alla nostra finestra. Io faccio con piccoli, così tratteggio segni più marcati questo discorso dello spessore. E quando abbiamo, diciamo che, impostato tutte le parti della finestra, cominciamo a particolarizzare sempre di più, quindi possiamo mettere segno di questa traversa della tenda, possiamo con più precisione disegnare le pieghe sulla tenda. Che dopo con colore viene bel gioco di luce, di chiari scuri sulla tenda. Dopo abbiamo questi fiocchetti, che sono belli da vedere. Se vogliamo facciamo i fiori su davanzale, non sono oggetto che ci interessa questa volta, quindi possiamo lasciarli stare. E di qua su balconi dobbiamo mettere segni delle tavolette traversale, quindi così in orizzontale facciamo questi segni, che devono essere uguali a destra a sinistra, così. E maniglie per chiudere i nostri balconi. Poi
abbiamo sì, un po' di rilievi decori su davanzale, qua sotto possiamo fare, e anche su queste mensole che tengono lastra di davanzale. Ora abbiamo finito e prepariamo i colori. Adesso prepariamo bel rosso veneziano, prepariamo un po' di arancione per i muri e verde per i balconi. Prima di partire a colorare la nostra finestra, alleggeriamo un attimo il disegno e togliamo i segni, le linee della costruzione e completiamo il lavoro.